siamo in comune di Cantiano, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione di settembre 2022. Qui siamo sulla strada Valdurbia che collega appunto il centro di Cantiano con la frazione di Chiaserna. Qui abbiamo dei tratti di strada che si erano notevolmente compromessi, dove siamo intervenuti con degli interventi di sommurgenza per ripristinare le condizioni di viabilità che si erano notevolmente compromesse, con tutti i detriti e il fango che erano venuti giù dal fiume che scende giù da Chiaserna. Abbiamo fatto un intervento di demolizione e ricostruzione di un ponte in località Fossato di Chiaserna. Questo l'abbiamo realizzato in 2 mesi, a partire da agosto del 2023, con il finanziamento regionale, ed è stato, diciamo, la condizione per poter poi rifare la Fiera dei Cavalli, che è un evento internazionale molto sentito qui per la comunità, e quindi ha dato un attimo vita e la possibilità di ritornare alla normalità di questa comunità fortemente colpita dall'alluvione. Ecco, qui siamo in località Fossato del comune di Cantiano, sempre sulla SP50 Valdurbia, e siamo in prossimità del ponte che abbiamo realizzato ex novo, sostituendo un vecchio ponte che si era compromesso notevolmente anche dal punto di vista statico durante l'alluvione. Ci troviamo sempre sulla SP50 Valdurbia, che collega appunto Cantiano con Chiaserna per poi arrivare a confine con la provincia di Ancona. Qui abbiamo il ponte di Mampuia, che era un ponte che si era notevolmente compromesso, quindi in località Fossato, come vediamo anche dall'indicazione, compromesso con l'alluvione appunto del 15 settembre 2022, dove praticamente per quasi un anno la strada è stata completamente chiusa e veniva utilizzata una stradina secondaria comunale che collega sempre Fossato con Chiaserna. Qui siamo intervenuti con una somma urgenza, con un finanziamento regionale di circa 310.000 euro, che ha permesso la ricostruzione, la demolizione, la ricostruzione completa del ponte, con un sistema, diciamo, in cemento armato a forma scatolare, e mettendo a posto tutta la pavimentazione, le barriere stradali e anche la salvaguardia del corso d'acqua sia in entrata che in uscita dal ponte. Questi sono tutti i guardrail nuovi in Corten che abbiamo installato, anche i sottoservizi, come vedete lì lateralmente al ponte, sono stati risistemati, quindi da marchi multiservizi. Possiamo vedere in particolare questa parte del corso d'acqua che è stata completamente, diciamo, ripulita nell'ambito del cantiere, mentre vediamo che le parti a monte e a valle ancora risultano da sistemare. Questo sarà opera di interventi che farà il consorzio di bonifica. Siamo sulla strada provinciale che collega Chiaserna con Monte Catria, quindi una zona molto frequentata anche dai turisti, dagli allevatori, dagli agricoltori. Al chilometro 6, località Fontiluca, praticamente abbiamo una frana che c'è una grossa frana che si è mossa nel settembre del 2022, 15 settembre, che ha interdetto il passaggio appunto fino alla cima del Monte Catria. L'unica strada che adesso è accessibile per portare il collegamento al Monte Catria è la strada di Tenetra da località Acquaviva, quindi dall'altro versante, e poi è stata riaperta una piccola strada comunale denominata delle Scalette. Questa strada, diciamo, presenta diverse problematiche appunto dal chilometro 6 in avanti, ha avuto diverse, oltre a questa frana che adesso andremo a vedere, ci sono tante altre piccole franette che si sono mosse ma non sono raggiungibili da questo lato perché di fatto la strada è interchiusa. Ecco, qui arriviamo al punto di chiusura della strada, dove ci sono questi massi che sono stati messi per impedire l'accesso, in quanto
la strada è in continuo movimento ed è molto pericolosa. La macchina non si passa. Lo so, lo so. Ecco, qui possiamo vedere appunto il tratto di strada che è stato completamente compromesso. Con un intervento, diciamo, provvisorio, abbiamo ripristinato un minimo collegamento appunto per tenere monitorato il versante e per permettere un collegamento estivo anche per i fruitori a piedi o in bicicletta. Comunque è una zona, diciamo, ancora molto pericolosa, in quanto ancora ci sono dei distaccamenti di roccia dalla parete. In più abbiamo una frana di valle che deve essere completamente riconsolidata. Su questo intervento la regione ci ha così preannunciato un intervento complessivo che riguarda tutta la sistemazione della strada per circa 6 milioni di euro, di cui ci anticiperà un 20% per le indagini geologiche e per la progettazione. Qui vediamo praticamente la parte centrale di questo movimento franoso che si è staccato dalla parte sommitale di questo versante. Queste piante che vediamo, la loro collocazione originaria era a monte della corona di frana. Abbiamo tutti questi detriti che dovranno essere rimossi, dovrà essere fatto un intervento consistente di disgaggio, perché come vediamo in quelle pareti ci sono tante lastre di roccia che sono instabili e sono in continuo movimento, quindi faremo un intervento di regimazione della parete, disgaggio, trattamento con le reti, chiodature e barriere di protezione. Faremo un intervento di palificazione in questa parte qui laterale della strada e poi interverremo anche nella parte, diciamo, di valle con un consolidamento in modo da ripristinare la sede della strada e permettere il collegamento in sicurezza. Ad oggi abbiamo eseguito interventi di somma urgenza per ripristinare le condizioni, diciamo, di transibilità di tutte le strade, quindi a partire dalla strada che collega Serra Santa Bondio con Fontavellana, la strada che appunto collega Pergola con Bellisio Solfare, le strade di Chiaserna, di Cantiano, il ponte di Mampuia, quindi tutti interventi di somma urgenza per circa 1.700.000 euro rendicontati alla regione, di cui il 50% ci è già stato rimborsato. Adesso la sfida è quella di eseguire interventi strutturali. Abbiamo avuto così l'assegnazione intanto preannunciata di un intervento complessivo su quattro macro interventi di circa 13 milioni di euro che la Regione ci affiderà con decreto, dandoci intanto la possibilità di fare la progettazione di queste opere strutturali per un 20% dell'importo stimato. Quello che appunto intendiamo fare è diciamo, eseguire la progettazione con la struttura interna della provincia, avvalendosi di consulenti esterni, chiaramente geologi e ingegneri strutturisti.